Coltiviamo i frutti della legalità, dagli orrori delle mafie ai sapori della terra. Se la mafia è un'istituzione antistato che attira consensi perché ritenuta più efficace dello Stato, è compito della scuola rovesciare questo processo perverso, formando i giovani alla cultura dello Stato e delle istituzioni. Paolo Borsellino. Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze. Il progetto Coltiviamo i frutti della legalità, dagli orrori delle mafie ai sapori della terra, è stato ideato e realizzato dalle 6 scuole che aderiscono all'accordo di rete per l'educazione alla legalità, Graziella Campagna, con il finanziamento della Regione Siciliana, nell'ambito dell'articolo 14 della legge regionale numero 20 del 13/9/99. Il quarto istituto comprensivo Domenico Costa di Augusta, scuola capofila della rete, il quarto istituto comprensivo Giovanni Verga, il 13° istituto comprensivo Archimede, il 14° istituto comprensivo Carol Wojtyla, il 6° istituto comprensivo Nino Martoglio di Siracusa e il 4° istituto comprensivo Salvatore Quasimodo di Floridia hanno pensato il progetto puntando alla formazione civica degli alunni per renderli consapevoli del loro ruolo di titolari di diritti e di doveri in quanto cittadini che agiscono per il bene comune. Gli alunni delle 6 scuole della rete hanno avuto la possibilità di confrontarsi tra loro e con altri sui temi e i valori della legalità. La riflessione sulla pratica della legalità attraverso le diverse fasi del lavoro è servita a stimolare comportamenti di cittadinanza attiva e legale che hanno aiutato a comprendere l'importanza del contrasto e della lotta verso ogni forma di prepotenza, di illegalità in genere e ad affermare l'importanza del valore della memoria, del ricordo di chi si è ribellato impegnandosi nella lotta alla criminalità organizzata. La riflessione sui concetti di legalità, di rispetto delle regole, di giustizia, di convivenza civile e dei loro contrari è stata stimolata anche dagli incontri con esponenti delle forze dell'ordine, nel corso dei quali sono stati approfonditi i temi trattati con letture, ricerche sul web, riflessioni e visioni di filmati. Al centro della riflessione è stato poi posto il sistema dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose e il loro utilizzo per promuovere attività di valore sociale. Un folto gruppo di alunni ha partecipato lo scorso 21 marzo alla 22esima giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, organizzata da Libera, che si è svolta a Locri. Hanno visitato la fattoria della legalità realizzata a Lentini, sui terreni confiscati al clan Nardo e gestita dalla cooperativa Beppe Montana, dove hanno incontrato i protagonisti di questa riconversione a fini sociali dell'uso dei beni. Il bene fu confiscato nel 2000 e Libera fu subito investita, si occupò immediatamente di questa vicenda, si attrezzò creando un pool di avvocati che studiasse come fare in modo che da questo bene confiscato si potesse realizzare un progetto utile per il territorio. Oggi questa è una realtà visitata soprattutto dagli studenti del territorio, ma arrivano qui a casa nostra studenti un po' da tutta Italia, ma anche altri tipi di ospiti. Certo, il completamento di tutte le procedure per questo tipo di accoglienza sono state appena completate qualche settimana fa. Il bene fu inaugurato nel 2015, ma l'avventura comincia in questi giorni.
essere qui soprattutto con 170 ragazzini di 6 scuole in rete della provincia di Siracusa significa togliere il consenso alle mafie e viene restituito allo Stato e alla collettività, e i ragazzi se ne appropriano. Casa nostra da cui entra la luce, c'è una grande cupola in questa struttura, e la cupola in contrapposizione alla cupola di Cosa Nostra, noi l'abbiamo voluta chiamare Casa Nostra, per sentirci a casa, per sentirci tutti uniti contro la mafia. È importante quello che abbiamo fatto con queste scuole, con la rete Grazie alla Campagna, che anno dopo anno sta cercando di promuovere questi percorsi di legalità con i nostri alunni, sia della scuola elementare che della scuola media. E oggi appunto sono qui a visitare questo luogo confiscato alla mafia per vedere come si possa passare, diciamo, dal male al bene nella destinazione d'uso di un immobile. Ciò che prima apparteneva alla cultura mafiosa oggi appartiene alla cultura della legalità, e speriamo che questa cultura della legalità sia quella che noi riusciamo a trasmettere loro. Per me deve essere qua oggi vuol dire seguire insieme alle legalità questo progetto che stiamo facendo tutti insieme, e quindi estinguere insieme la mafia. Essere qua oggi comunque è anche un simbolo di speranza, cioè che possiamo sconfiggere la mafia o comunque la criminalità in generale. Per me la legalità, diciamo, non è soltanto rispettare le regole, ma è anche sono anche coloro che si impegnano quotidianamente a combattere l'illegalità, che non è soltanto la mafia ai livelli alti, ma è anche certe cose che vediamo quotidianamente, per esempio anche a scuola. Un alunno che non rispetta le regole, per esempio, tiene il cellulare quando non dovrebbe. Per me essere qui è molto importante, perché so che questo posto è stato levato ai mafiosi e significa che noi possiamo combattere contro la mafia. E penso che questa cosa serva per darci una campanella, un risveglio. Per me la legalità è una cosa che tutti dovremmo rispettare e onorare. E io mi sento molto emozionato stare qui, in questo posto dove la mafia stava un tempo. La legalità è il rispetto e la pratica delle leggi. Ed è molto importante essere qui, perché questo è un esempio di come si può combattere la mafia e combatterla nel mondo. La visita a Palermo, a Palazzo dei Normanni, sede dell'Assemblea regionale siciliana, ha permesso agli alunni di riflettere, con l'aiuto di figure istituzionali di rilievo, sui meccanismi di approvazione delle leggi regionali. Nell'incontro conclusivo presso l'Istituto Comprensivo Martoglio di Siracusa, gli alunni che hanno partecipato al progetto hanno presentato i lavori svolti e festeggiato con un torneo di calcio e pallavolo, dandosi un arrivederci con una merenda finale. Sono davvero felice di aver partecipato, perché è stata comunque un'esperienza molto forte che mi ha aiutato a crescere, a conoscere la storia della mia terra, la storia di quello che è la mafia, di cos'è stato, non qui ma anche in posti diversi come ad esempio Locri, dove che siamo stati. Io credo che siamo qui perché amiamo la vita. Siamo qui perché amiamo la vita e abbiamo un debito con chi è stato assassinato. Questo progetto Legalità ci ha permesso di approfondire le nostre conoscenze, ma anche di relazionarci con gli altri, perché oltre a noi partecipavano altri 6 istituti. Una cosa che mi ha colpito durante la marcia appunto contro le mafie è stata la quantità di gente che è pronta a marciare appunto per combattere la mafia e per seguire questa causa, è molto importante. Mentre io a Palermo mi è piaciuto visitare le stanze che di solito sono chiuse al pubblico. Io invece, ad esempio, gli vorrei chiedere solamente il perché fanno queste cose. Perché a parere mio non c'è molto senso nel fare del male a persone innocenti. E vi volevo dire una cosa, per me la mafia sono come dei cani. Sto dicendo a tutti i mafiosi che stanno guardando, siete dei porchi, pezzi. Dovrebbe fare un esame di coscienza e dovrebbe capire che la cosa che sta facendo è sbagliata e si dovrebbe pentire. Che per me la mafia è come la droga, uccide.